Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi parliamo del Maxi Tex. Tex, titolo Dopo la tempesta. Questo qua è un Maxi Tex con due storie inedite. La prima è Dopo la tempesta e la seconda è L'ultima partita. Vi faccio vedere la splendida copertina. Guarda che bella, veramente bella questo Tex sotto la pioggia. Copertina costona, guarda di copertina con il riassunto delle storie che ci sono dentro, vedete? Veramente, veramente bello. Vediamo i crediti. Allora, dopo la tempesta, soggetto e sceneggiatura Pasquale Ruiu, disegni Sandro Scascitelli, lettering Omar Turis. Invece l'ultima partita è soggetto e sceneggiatura Antonio Zamberletti, disegni Sandro Scascitelli, sempre lettering Omar Turris. Bellissima questa copertina di Claudio Villa, guarda che bella, veramente uno spettacolo, guarda che bello il Tex sotto la pioggia, l'ho già fatto vedere prima, veramente, veramente uno spettacolo. Faccio vedere il frontespizio dove campeggia le grandi storie Bonelli, che io ho già letto, molto interessante, bella. Ecco qua il frontespizio. Ma di cosa parla questa prima storia dopo la tempesta? Allora, praticamente a Bearsville, in questa cittadina. In questa cittadina ci sono due famiglie che sono gli Hogg e i Bearer, che si dividono i terreni da una parte e dall'altra del fiume. Ma in questa città qua, a Bearsville, inizia a piovere e c'è una diga. La diga inizia a riempirsi e esce fuori, straripa l'acqua inonda tutta la città. Tex e Carson, come fa vedere qua nell'albo, arrivano con una canoa e nel frattempo che arrivano con questa canoa trovano una ragazza morta che si chiama, adesso non mi ricordo più, si chiama, trova una ragazza morta, adesso il nome non mi viene. Trovano questa ragazza morta, allora lì decidono di indagare per capire di cosa è morta, chi è che ha ucciso questa ragazza, chi è che l'ha uccisa. L'avrà uccisa gli Hogg o i Bearer? Chi lo sa? Leggetevi la storia, lo scoprirete. Non voglio spoilerarvi più di tanto, che comunque a leggermi 290 pagine ci ho messo abbastanza. E quindi però mi è piaciuta sia la prima storia che la seconda. Vi faccio vedere qualche tavola all'interno della prima storia, vedete? Veramente bella. Guarda che tavole, mi sono piaciute veramente tanto queste tavole sotto la pioggia, veramente, veramente belle. Sì. Ma anche la sceneggiatura di Pasquale Ruiu è filata come non so che cosa. Guarda che bello, veramente, veramente un bello spettacolo. Eccoli qua, vedete Tex e Carson che arrivano con la canoa e poi trovano questa ragazza morta. Chi l'avrà uccisa? Gli Hogg o i Bearing? Leggetevi l'albo e lo scoprirete, leggetevi la storia. Ma ci sono delle belle, belle tavole, guardate qua. Belle tavole, veramente, veramente spettacolare questa prima storia, diciamo, mi è piaciuta alquanto. Sì, infatti ho iniziato a leggerla poi a metà più o meno, poi l'ho letta il giorno dopo, non vedevo l'ora di capire chi è che avesse ucciso questa ragazza per capire chi era. Wow, guardate. Veramente delle belle tavole, guarda che bei disegni, mi sono proprio piaciuti tanto. Veramente belli questi disegni. Sì, come prima storia mi è piaciuta alquanto, sì.
mi è piaciuto assai, ma anche i volti, guarda come sono disegnati i volti, veramente ben disegnati, veramente ottimo disegnatore questo Sandro Scascitelli, veramente bravo, veramente bravo, mi è piaciuto molto. Anche la seconda storia, anche ben disegnata, mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto. Bene, adesso volevo farvi vedere la seconda storia, che se no poi spoileriamo troppo. La seconda storia. Ecco, la seconda storia. Praticamente l'ultima partita. E i crediti, anche se ve li ho già letti, ve li rileggo. L'ultima partita, soggetto sceneggiatura Antonio Zamberletti, disegni c'è sempre Sandro Scascitelli e lettering Omar Tosi, la copertina è sempre di Claudio Villa. Bella anche questa storia qua. Questa storia qua praticamente inizia a Roin, Nuovo Messico, dove praticamente Tex e Carson salvano una ragazza da dei brutti ceffi, da dei cowboys che non vogliono ucciderla, però praticamente la costringono a parlare perché vogliono sapere dove suo padre si è nascosto. Questa ragazza si chiama Ellen Birmingham. Questi uomini stanno cercando suo padre, che praticamente si è nascosto. Si è nascosto a Black Mountain, che sono delle montagne molto pericolose, e questa ragazza qua vuole andare a raggiungere suo padre, ma Tex e Carson decidono che lei starà in città e decideranno loro di partire e di andare a cercare il padre di questa figlia, che si è nascosto. Per il motivo, non ve lo dico perché poi vi spoilerò troppo, e sembra che è scappato a Texas. Perché scappare, non chiedere aiuto allo sceriffo? Punto interrogativo. Boh, sarà anche coinvolto lo sceriffo? Non si sa. Leggetevi la storia, lo capirete. Molto bella anche questa storia, mi è piaciuta. Ho iniziato a leggere, non vedo l'ora, l'ho letta tutta, l'ho finita tutta insieme. Questa è la seconda storia. Mi è piaciuto sapere, volevo capire perché il padre di questa figlia è andato a nascondersi senza chiedere aiuto alla legge. Boh, comunque poi alla fine si capisce poi il perché. Comunque vi faccio vedere qualche tavola all'interno di Scascitelli, che anche qua i disegni sono stupendi. Guardate queste prime tavole, veramente belle, ma ce ne sono dentro veramente delle belle tavole. Guardate qua ad esempio questi neri scuri, veramente belli, eh. Queste tavole qua mi sono piaciute tantissimo. Questi neri scuri qua così sono fantastici. Oh, guardate che neri scuri, no, stupendo, stupendo. Mi sono piaciuti molto. Sì, c'è un po', vedete, di chiaro scuro, vedete un po' più scuro, un po' più chiaro. No, ma anche i volti, questi disegnatori qua, i volti sono spettacolari. Veramente, veramente bene, bene. Anche Tex come disegnato, no? Veramente complimenti a questo Scascitelli, devo fargli veramente i complimenti perché è un disegnatore spettacolare, mi è piaciuto tantissimo questo disegnatore qua. Se poi la sceneggia, guardate queste tavole di questo serpente, guardate. Gli viene tagliata la testa, ma è spettacolare queste tavole. Veramente merita l'acquisto dell'albo questo Maxi Tech di quest'anno, no? Ma veramente delle tavole, guardate. Guardate che le piante come sono disegnate, i panorami. Pazzesco questo Scascitelli. Veramente, veramente bravo, eh. Guardate che tavole, ma veramente spettacolare. Mi sono piaciute tantissimo, mi sono veramente piaciute tanto, guardate anche queste, sono veramente
veramente un disegnatore ingambissimo, secondo me. Guardate anche qua i volti di questa ragazza, guardate, secondo me stupendo. Niente da dire sui disegni. La sceneggiatura è stupenda, non voglio dire niente. Ma i disegni mi sono rimasto sbacalito. Veramente, veramente. Complimenti a questo disegnatore. Devo fargli i complimenti, guardate anche qua con queste. Oh, bellissimo, bellissimo. Tavole, non so acquistare l'albo per le tavole. No, veramente, veramente. Adesso c'è ancora qualche tavola, guardate anche queste, ma sono spettacolari. Sono spettacolari queste tavole. Il disegnatore qua mi è rimasto impresso. Veramente un bravo, 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 bravo disegnatore, veramente bravo, complimenti. Mi è piaciuto, mi sono piaciute tantissimo tutte e due le storie, per carità, bellissime, ma i disegni, insomma, guardate, tavole veramente stupende, tavole che meritano veramente, veramente la pena. Veramente belle, sì. Poi qua in quarta di copertina ci sono le uscite di text di Mephisto. Ecco qua, vedete. Bene signori, cosa dirvi? Vi ringrazio, vi saluto, continuate a iscrivervi al mio canale, attivate la campanellina per non perdervi nuovi video. Mi raccomando, vi consiglio di acquistare il maxi text di quest'anno che... Secondo me merita sia come storie, soprattutto come tavole, come disegni, ne merita anche la copertina, merita veramente bella questa qui sotto la pioggia. Ve lo consiglio, l'acquisto, ne vale veramente la pena. Io vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video e vi saluto anche Tex. Ciao a tutti, ciao ciao.